Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della trasferta a Bracciano. Quest'oggi gara 1. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Direi che il titolo qua sotto dice molto, quindi superiamo mi raccomando i 150 mi piace, anche perché ho guardato i video delle gare vecchie, li avete molto apprezzati, quindi per dei video del genere mi aspetto che potrebbero anche superarli. Quindi direi di non perdere altro tempo e via con la sigla. Come avete visto, siamo partiti molto presto, infatti non sono riuscito a fare riprese perché era veramente troppo buio. Fortuna che la GoPro un po' aiuta. Però sì, pensando per la gara, ieri abbiamo visto dei bei pesci, capito più o meno dove, come esche. Mi ritrovo ad avere una situazione in cui le condizioni sono veramente diverse. Cioè, ieri sono partito che c'era calma piatta, nessun rumore in superficie, né niente, c'era qualche bolatina a galla. Poi mi sono trovato a metà pomeriggio che si sono alzate le onde, si è suggellata l'acqua e di conseguenza è arrivata la pesca spinner. Invece oggi, calma piatta di vento, rumore superficiale che comunque attiva un po' il pesce. Però ci sono comunque molte vibrazioni in superficie, ci sono gli altri kayak, ci sono le altre esche, quindi non è semplice quest'oggi. Soprattutto col fatto che tutta la gente che è venuta qua è gente che abita più o meno un'ora di macchina. Mettiamoci questo, non è proprio semplice. Quindi dai, vediamo di partire. Sì, cioè devi passare dentro questo tunnel. Sì, dopo poi... Sì. Dov'è la bo... Via. Preso. Preso. Preso, vai. Ma vaffanculo. Lucciotto. Niente contro luce, però. Non ora. Porco Dio.
4 ore di giornata, è arrivato. Preso un altro, ma è sempre lo stesso. Porca troia, porca troia. Ecco, vedete, quando dicevo ieri ho usato le ancorette apposta, perché immaginate non aver usato le ancorette e prendere due luci con l'esca che semmai ieri avrei sentito due botte. Avrei pensato, ok, con questa esca ci prendo solo le luci, ciao. Per me è molto importante aver testato le esche e capito che possono funzionare e testato certi recuperi qual è meglio, perché dopo se no mi troverei a lasciar via delle esche che magari possono funzionare perché magari prendo dei lucci e quindi snobbare delle esche che potevano funzionare benissimo. E questo secondo me è stato molto importante. First bass, jerk bait, primo lancio, quando ho ripreso il jerk, vai. Cosa vi dicevo? Primo pesce arrivato, sono partito avanti, sono andato più verso la sponda dove mi ero segnato i pesci di ieri che avevo fatto a spinner. Comunque c'era già gente là intorno che lanciava. Ho fatto due lanci leggeri a gomma perché è ancora presto, il pesce si sta ancora attivando, quindi proviamo un attimo leggeri. Boh, niente, jerkbait, primo lancio, pesce. Bisogna continuare così. E come vi dicevo, avete visto col jerkbait, ieri ho visto due bass, oggi ho visto due luci subito. Se non avessi provato con le ancorette ieri, molto probabilmente adesso non avrei un pesce. Mi raccomando ragazzi, ci conto con i like, non fate quelli da braccino corto. Che spettacolo comunque di posto, che paesaggio.
C'era un pesce. Ce l'ho. Bello. Ma mi sa che è un luccio. No, forse un basso. È un bel pesce questo, è un bel pesce. Vediamo, però mi sa di luccio. Eh sì, è un luccio. Eccolo qua. Bravo, ma non capivo. Micro bass. Che treno. Sentivo qualcosa, dopo non c'era. Sentivo qualcosa e dopo non c'era. Insomma, fosse un pesce che mangiava e io non riuscivo a afferrarlo giusto. E invece un mini bassettino. Vai, cresci. E portami la mamma.
Preso. 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 Vaffanculo, Lucetta. Fanculo. Fanculo, fanculo. Ma scusatemi, non mi ricordo più. È l'Italy Bus Nation o l'Italy Pike Nation? Perché sto prendendo troppi luci. Non riesco a trovare un punto dove non prendere luci, magari prendere un bassa misura. Le ho provate tutte, jerkbait, spinnerbait, tutto, tutto, crank, tutto quello che ieri aveva dato un po' di riscontro e non solo. Eppure siamo ancora qua. Cosa devo fare per prendere sti dannati bass? E dove devo andare? Perché sto cambiando un sacco di posti, sto provando dappertutto, però le uniche marcature che vedo sono luci. Un bel problema. Preso. Microbo. Ovvio. Oh. Calma. Preso. Eh no, è un luccio, mi sa. Dubito che sia un big bass. È per l'appunto un altro luccio. Dai, dai, allora. Dai, adesso lo guadino. Mannaggia sti lucci. Se fosse una gara a luccio, non sarei neanche messo male. Là. Vai. Ah, beno sti lucci. Ah, mannaggia, mannaggia. Siamo a 5 lucci e un bass. Più due bassettini. Cioè, 5 lucci. Non li ho mai fatti neanche in una settimana 5 luci io. Bene, questo è finalmente l'ultimo luccio di giornata. Dopo ho fatto altri due bassettini, però non era una misura, era una ventina di centimetri. Quindi giornata si conclude un po' amara, anche perché dopo tutti gli attacchi che ho avuto ieri e soprattutto in poco tempo, la pressione di pesca si sente e qua c'è gente che si è messa bene. Bisogna sistemare un po' i risultati domani. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sarà dura domani, però bisogna farcela.
Bisogna farcela. Domani prevedono un meteo ancora più pesante, ancora più cattivo, su cui io spero tanto, perché se tutto va bene potrebbe portarmi a dei bei risultati. Vi aspetto mercoledì prossimo, ore 13, con un nuovo super video. Ciao a tutti!